di maturità alla terza giornata, ma un punto strappato qui contro quella che veniva dopo due successi, dare continuità, passare sotto, pareggiare, un bel Vicenza in campo, insomma, solo aspetti positivi verrebbe da dire. Sì, aspetti positivi perché comunque abbiamo dato continuità sia da prestazione che al risultato. Difficile, un campo difficile questi Carpi, poi siamo andati sotto con un'azione loro che hanno fatto in ripartenza, che sappiamo che sono molto bravi, però da quel momento lì non abbiamo mollato, abbiamo reagito e questo è un fattore positivo perché non ci siamo allungati ma ci siamo ricompattati e siamo ripartiti e abbiamo reagito bene. Abbiamo creato l'occasione prima con Rashid e poi il gran gol di Marotta e secondo me nella parte finale eravamo una squadra che poteva vincere la Vicenza perché abbiamo provato fino alla fine cercando i tre punti. Bene il punto, bene l'atteggiamento, la reazione al gol, bene, dobbiamo crescere un po' sul gioco e questa è una cosa che ci vuole un po' di tempo. E forse sull'impatto la partita è iniziata un po' meglio il Carpi, forse perché giravano un po' di più le loro gambe? No, girava più la palla, più le gambe, perché noi abbiamo corso dietro a loro ma non abbiamo corso bene. Bisogna mantenere più possesso e questa è una cosa che andremo a lavorare, però la qualità della squadra, la personalità, il modo in cui va in campo mi piace. Abbiamo tanti giocatori nuovi, c'è da crescere, c'è da migliorare alcuni aspetti, ma siamo già alla terza giornata e certe indicazioni sono indicazioni molto positive per la squadra. E si può vantare anche di 5 cambi di tutta spessore, nominiamo in particolare Vanput, ma anche Rigoni messi dentro la partita, ha preso un'altra piega. Sì, Rigoni, avevo bisogno di Rigoni per l'esperienza e per mantenere la lucidità, che in quel momento lì della partita vedevo che stava andando troppo in apprensione, ha messo tranquillità, ha gestito bene la gara, ma tutti gli altri, poi Vanput, diciamo Zarpellon e i due attaccanti, poi hanno fatto il resto. Poi però posso dire che il gran gol di Marotta lo premiamo perché comunque la profondità che dovevamo cercare noi anche il primo tempo l'abbiamo cercata poco, mentre nel secondo tempo l'abbiamo cercata di più, abbiamo avuto più occasioni e siamo stati molto più pericolosi. E dopo il gol c'è stata anche la volontà di magari farne un altro, di portarla a casa questa partita. Insomma, il Vicenza non si è accontentato del punticino, ha continuato a giocare, l'inerzia era a suo vantaggio, ma ha fatto molto bene anche dopo. Sì, però questo bisogna migliorarlo dall'inizio della gara, bisogna migliorare questo aspetto qua. Ci vorrà un po' di tempo, ma ci sono tutti i presupposti per arrivare a quello che fare 90 minuti come abbiamo fatto negli ultimi 20, come abbiamo fatto magari se non tempo con la Fermana. Quindi è solo una questione di tempo, è importante che i ragazzi continuino a lavorare, che continuino a fare prestazioni sia singole che di squadra di spessore e arriverà anche che cresceremo come squadra, perché adesso bisogna crescere solo come squadra, perché la mentalità c'è, mi piace i giocatori come approcciano la gara, mi piace come fino alla fine si lotta per i tre punti. Faccio un ringraziamento ai nostri tifosi che fino alla fine ci hanno sostenuto, anche loro, perché ci credevano. È peccato che non abbiamo regalato i tre punti, ma penso che poi alla fine il pareggio sia il risultato più giusto. In realtà aveva chiesto tempo anche al debutto a Modena, che magari era un pareggio che stava un po' stretto, poi due settimane, finito anche il mercato, e la squadra ha fatto vedere tante cose migliori di quelle che avevamo visto 10 giorni fa. Insomma, c'è margine di crescita, ma è già un buon Vicenza. C'è margine di crescita, c'è margine di miglioramento e questo gruppo qua ha tanti giocatori di valore che bisogna mettere insieme e farli rendere al 100% per la squadra. Questo è il lavoro che bisogna fare. Io sono contento per come loro si approcciano sia all'allenamento sia alla gara. È solo una questione di mettere bene, diciamo, gli equilibri in campo sia in fase di possesso che non possesso, perché commettiamo ancora qualche errore, secondo me ancora di avere fretta, no? Di essere troppo veloci nel gioco, ma invece in alcuni momenti bisogna rallentarlo per giocare poi con più qualità.